Benvenuti all'Economist della settimana con Mario Alemi e Alessandro Simonetti. L'articolo che abbiamo scelto oggi ci racconta di una nuova scoperta nel campo della fisica. Infatti questo articolo è fatto apposta per te, Mario. Il titolo di questo articolo è Second Possible Break in the Laws of Physics Has Been Noted. Infatti, che cosa è successo? A quanto pare ci sono state delle prove che suggeriscono l'esistenza di nuove forze della natura. Questo è avvenuto grazie ad un esperimento al Fermilab di Chicago che... Allora, io lo dirò in parole molto spicce, però ha misurato un'anomalia nel valore del momento magnetico del muone. Adesso ti lascio la parola, Mario, così ci spiegherai più in dettaglio l'esperimento. Per capire l'esperimento, però, è necessario capire che cos'è il modello standard. Allora inizio subito chiedendoti di spiegarci che cos'è il modello standard. Diciamo che con questo nome un po' brutto, modello standard, si raccolgono tutte le teorie che modellizzano le interazioni fondamentali della materia. Ossia, quali sono le particelle che vediamo in giro nell'universo? Come queste particelle interagiscono tra di loro? Allora, già varie volte abbiamo parlato dell'elettrone, del protone e del neutrone, no? con Fermi. E queste erano un po' le particelle che si pensavano essere le particelle fondamentali della materia. Quando, dopo la Seconda Guerra Mondiale, i fisici hanno incominciato a bombardare l'atomo con particelle tipo l'elettrone o il protone in maniera sempre più insistente, con sempre più energia, hanno scoperto, come diceva Fermi, una botanica delle particelle. No, le particelle sembravano essere un numero infinito, altro che poche particelle elementari. Durante gli anni 60 si cercò quindi di creare una teoria che mettesse un po' di ordine e che cercasse di identificare delle particelle ancora più fondamentali del protone, per esempio, di capire perché c'erano delle particelle che sembravano molto simili all'elettrone, come il muone, dove le si potevano piazzare. E alla fine il disegno che, come dire, a livello di divulgazione ne viene fuori è estremamente semplice. Noi abbiamo tre famiglie di materia, per così dire. In una famiglia abbiamo i leptoni, cioè le particelle leggere, che sono l'elettrone, che conosciamo un po' tutti, e il neutrino, che è un po' come l'elettrone, però non ha massa e non ha carica. È una particella estremamente leggera, che è il parente dell'elettrone. Poi abbiamo delle particelle più pesanti, i barioni, e invece di pensare, come si faceva all'inizio, in neutrone e protone, i fisici incominciarono a pensare che il protone e il neutrone erano in realtà costituiti da altre particelle, i famosi quark, no? I quark di Piero Angela. Quindi i quark che avevano questa particolarità di avere una carica frazionaria, quindi più due terzi della carica di un elettrone o meno un terzo la carica dell'elettrone. E una cosa molto carina è che si parla di cromodinamica, cioè dinamica dei colori. Hanno un colore, per cui non vogliono mai apparire da soli colorati. E si dice i quark sono sempre in tripletti, quindi siccome sono colorati, verde, rosso e blu fa bianco, e quindi devono essere sempre in tre, no, ognuno dei tre ha un colore, insomma sono sempre in tre, oppure sono sempre un quark e un antiquark, no, quindi un colore e l'anticolore stanno insieme, quindi il colore totale e unico. Solo che a un certo punto cominciano a venire fuori altre particelle. Prima tra tutti, appunto ne parla all'inizio proprio l'Economist, il muone. Il muone che cos'è? È esattamente come un elettrone, però è 200 volte più pesante. Infatti è un elettrone estremamente ciccione che ogni tanto, dopo in media un microsecondo, un milionesimo di secondo, decade, si dice, no? Quindi sparisce e diventa un elettrone. E qui incominciano le fisse dei fisici e dei matematici, le simmetrie. Cioè i fisici e ancora prima i matematici si immaginano sempre che ci siano delle simmetrie,
c'è qualcosa che non cambia. No? Sono come dei principi che possono essere identificati per capire che cosa sta succedendo, okay? Per facilitare la previsione di una reazione, per esempio. Il concetto di simmetria è estremamente importante nella fisica e in particolare in questo esperimento, l'esperimento di cui stiamo parlando. Ti chiedo allora se puoi spiegarmi il concetto di simmetrie nelle particelle fondamentali. Allora, prima di tutto c'è questa simmetria di famiglie, cioè ci sono tre famiglie di particelle che sono una più pesante dell'altra, ma che la natura dovrebbe vedere sotto molti aspetti uguali. Quindi abbiamo una di cui abbiamo già parlato, neutrino, elettrone e due quark. Poi abbiamo neutrino muonico, muone e altri due quark. E poi abbiamo ancora, si chiamano neutrino tau, tau e altri due quark. Ok? Queste sono tre famiglie che un certo tipo di interazione dovrebbe vedere nella stessa maniera. E qua c'è stata la scoperta, ok, che non è ancora confermata, ma quasi, insomma. Si è visto che in alcuni decadimenti la natura sembra considerare il muone diverso dall'elettrone. Quindi, secondo la teoria del modello standard, per certi decadimenti la natura non deve sapere se c'è un elettrone o un muone, non deve fare nessuna differenza. In realtà, vediamo che c'è una differenza. Sì, ok, ci sono. Quindi l'importanza di questo esperimento, posso dire, è stata capire che le simmetrie che sono anche enunciate nel modello standard, si possono rompere. Hai detto, hai usato la parola perfetta. Rompere. Per fortuna. Quindi ti chiedo, questa rottura è una rottura artificiale, quindi è stata provocata in laboratorio dall'uomo, oppure è presente in natura? Allora, la rottura delle simmetrie è il meccanismo usato dalla natura per far apparire la materia. Quindi la risposta è la natura che rompe le simmetrie, o meglio, le rotture di simmetria sono talmente intrinseche nella materia che sono quelle che ci permettono di essere qui. No, questa cosa delle simmetrie è fondamentale, nel senso, è una cosa che, tra l'altro, è una cosa che è stata, come dire, cristallizzata dall'Islam. Tra l'800 e il 1000. È l'Islam che decide a un certo punto che l'unica maniera per raffigurare Dio è quella di raffigurare delle figure simmetriche, no? Alhambra in Spagna. No, non esiste una figura, una faccia. Perché la simmetria è perfezione. La simmetria, esatto, quindi la simmetria è Dio, è perfezione. Ma Dio non è materia, non è l'universo. Possiamo dire che noi siamo stati creati a immagine di Dio, quindi conserviamo ancora delle memoria di una simmetria originaria, ma noi non siamo simmetrici, l'universo non è simmetrico. L'universo deriva da una rottura di queste simmetrie. E quindi l'Islam incomincia a immaginarsi tutte le possibili simmetrie, si chiamano da piastrella, su due dimensioni, insomma, no? Come posso fare delle piastrelle in maniera simmetrica? I matematici poi scoprono, per esempio, che esistono solamente 17 tipi di simmetria. Puoi fare le piastrelle simmetriche solamente in 17 modi. E nell'Islam lo avevano scoperto. Okay. Poi un po' dibattuta sta cosa, se è esattamente 17, comunque insomma avevano fatto degli ottimi lavori. Poi noi ci prendiamo il testimone, costruiamo un sacco di matematica finché arriviamo ad avere degli strumenti che descrivono tutte le simmetrie. Lo sai chi ha creato, cioè, come dire, chi ha creato lo strumento matematico per lavorare sulle simmetrie? Hai mai sentito parlare di Galois? Guarda, vorrei poterti dire di sì, ma non mi ricordo questo nome.
è un ragazzo morto a 20 anni in un duello che prima di morire scrive una memoria. Già si sapeva che era un genio matematico, okay? Però era completamente pazzo, per cui non riusciva a farsi accettare dall'école normale. Comunque, prima di morire, prima di andare a duello, sapendo di morire, la notte scrive questa teoria di Galois, appunto, sulla teoria, praticamente fa nascere la teoria dei gruppi, che è una teoria matematica che permette di descrivere tutti i tipi di simmetria in qualsiasi dimensione. Quindi i matematici poi ci lavorano per i prossimi quasi 200 anni. E dimostrano che, sia pur solo nella mente dei matematici, però il numero delle simmetrie è limitato. Cioè non esiste un numero infinito di simmetrie, anche aumentando il numero delle dimensioni. I fisici, quindi i matematici vanno su dimensioni tipo 1 con 500 zeri, no? Cioè, sono lavori mastodontici. I fisici si accontentano di piccole dimensioni, di piccole simmetrie e le mettono dentro nelle loro teorie. Quindi utilizzano la teoria dei gruppi per costruire un meccanismo che descriva la natura e l'interazione tra diversi pezzi di natura. Ma tutte queste interazioni nascono quando una simmetria si rompe. Quindi possiamo immaginarci che all'inizio c'era solamente un'unica interazione tra la materia, quando si raffredda compaiono diversi tipi di forza, no? Diversi tipi di interazione. È quello che ci si immagina in fisica. Quindi adesso abbiamo, per quanto ne sappiamo, diciamo, quattro tipi di interazione: quella gravitazionale, quella forte, quella elettromagnetica e quello debole. Quella elettromagnetica e quello debole sappiamo che sono la stessa cosa, quindi diciamo elettrodebole, ne rimangono altre due che non riusciamo bene a mettere dentro. Cosa vuol dire mettere dentro? Dimostrare che all'inizio erano un'unica interazione di materia, tra la materia. Ma allora ti chiedo, si potrebbe banalizzare dicendo che tutto questo esperimento è stato creato per scovare delle rotture di simmetria? Sì, esatto. L'esperimento LHCb al CERN, che è poi quello su cui ho fatto la mia tesi di dottorato, è stato immaginato e poi costruito solo per studiare un tipo di rottura di simmetria, cioè quella tra materia e antimateria. E la cosa bella è che in realtà, da quel che si capisce adesso, ha scoperto un altro tipo di asimmetria, no? Di rottura della simmetria tra il elettrone e muone. Comunque sì, è un esperimento più piccolo degli altri due grandi esperimenti al CERN. È stato messo in questo anello di 27 km in cui vengono fatti correre i protoni, che vengono poi fatti scontrare tra di loro. Sì, è davvero interessante, è davvero bellissimo. Cosa figa è che comunque adesso sono vari esperimenti sia in ambito proprio di acceleratori di particelle, perché sono tutti quanti che hanno trovato questa differenza su come la natura vede l'elettrone e il muone, sia quest'altro esperimento al Fermilab, che è molto diverso. Tutti quanti con un approccio molto diverso, sembrano portare a una rottura, appunto, di questa simmetria, che è veramente, come dicevi tu, è veramente interessante perché vuol dire che probabilmente c'è qualche tipo di interazione, no? Qualche tipo di interazione che bisognerà introdurre nel modello standard, cioè bisognerà comunque ricreare una teoria, insomma è molto eccitante. Beh, è interessantissimo questo mondo che mi hai descritto.
Non c'è una persona migliore con cui parlare di questo articolo. No, ce n'erano tante di persone migliori perché è da 20 anni che non mi occupo più di questo, però grazie a te per avermene fatto parlare. E un saluto a tutti. Grazie a tutti, ci vediamo la settimana prossima.